Nel tutorial di oggi andiamo a vedere come si realizza un bigliettino di Natale un po' particolare, ma soprattutto andremo a utilizzare tecniche e materiali diversi del solito. Quindi iniziamo subito, andiamo a fare clic sul pulsante Immagini. Ecco qua, vado a incollare nella casella di ricerca il codice dell'immagine perché io lo conosco già, quindi vado a fare clic qui su questa lente ed ecco che seleziono ovviamente l'unica immagine che mi dà disponibile. Vado a fare clic su Aggiungi alle tele. Attendo che ovviamente Design Space me lo inserisca, eccolo qua. Allora vado a ridurre la dimensione per farvi vedere un pochino. Proprio perché voglio spiegarvi alcune tecniche, andrò a togliere alcune parti di questo bigliettino. Voi però nel caso potete anche mantenerle. Per esempio, la prima parte che vado a togliere è questa, che è praticamente la bustina esterna. Faccio clic sul pulsante Canc della tastiera per cancellarla, appunto. Questo qui invece che vedete è il bigliettino interno, quello dove normalmente si scrive appunto insomma il messaggio personalizzato. Ecco, vado a cancellare anche questo. A questo punto mi rimane questa parte qui, che è la parte diciamo proprio vera e propria del bigliettino. Vado a cancellare però anche queste sotto, queste qua. Ecco, quindi mi rimane semplicemente la base di questo biglietto, che in realtà sarebbe, se proprio andiamo a vedere, l'involucro esterno del bigliettino, perché il bigliettino vero e proprio è quello che abbiamo cancellato prima. Cosa facciamo a questo punto? Andiamo a sempre far clic sul pulsante Immagini e questa volta scriviamo albero oppure tree, se vogliamo scrivere in inglese. Mandala o mandala, che sarebbe più corretto. Quindi andiamo a fare sempre clic su search e vediamo cosa troviamo. Ecco, il primo è quello che mi occorre. Quindi andiamo a fare clic su aggiungi alle tele. Eccoci qua. Questo è l'alberello che noi andremo a utilizzare. Vedete che ci sono tanti livelli, quindi stratificheremo con un cartoncino apposito. Cosa facciamo a questo punto? Allora, prendiamo l'ultimo livello, vedete che è questo qua, quello azzurro in questo momento, e facciamo duplica. Ovviamente, prima di fare duplica, dobbiamo essere sicuri che lo vogliamo di questa dimensione. Quindi controlliamo le dimensioni anche del bigliettino. In questo caso sono 27 quasi, 5. E anche l'alberello cerchiamo di capire se lo vogliamo proprio di questa dimensione. Ovviamente andrà posizionato in questa maniera, quindi centrato rispetto diciamo al bigliettino. Quindi adesso prendiamo questo livello qua, che è quello che vi ho detto praticamente è la base, e facciamo duplica. Eccola qua. Adesso andiamo a togliere un attimo questo gruppo. Posizioniamolo qui. Ora, questo coloriamolo di bianco. Ovviamente per farlo dobbiamo andare a selezionare qua sotto, quindi vedete che questo è un gruppo e c'è anche un collega in realtà. Quindi selezioniamo solo questo livello qua, che è quello colorato, e mettiamolo di colore bianco. Prendiamo anche l'alberello, facciamo la stessa cosa, sempre di colore bianco. Adesso andiamo a posizionarlo qui sopra. Mi raccomando, mettetelo centrato. Nel senso che la stella deve trovarsi al centro, poi andiamo a centrarlo verticalmente. Quindi selezioniamo l'alberello e selezioniamo anche questo livello qui, che è appunto quello del bigliettino. E anzi, per selezionarlo, in realtà dobbiamo andare prima a fare clic qua su Separa, dobbiamo fare una cosa di questo genere, e poi appunto andare a scollegare un attimo. E poi a selezionare, come vi dicevo prima, il bigliettino. Quindi facciamo allinea, centra verticalmente. Eccolo qua. A questo punto abbiamo centrato il nostro alberello verticalmente. Riprendiamo le parti del bigliettino, queste sono le pieghe, questa è la base del bigliettino. Andiamo di nuovo a collegare, che è importante. Adesso su questo facciamo disponi in cima. Eccolo qui. Selezioniamolo di nuovo e selezioniamo sempre la parte questa qui, quindi la base, e facciamo fondi. Prendiamo un attimo, eccolo qua. Questo
questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ovviamente adesso scolleghiamo semplicemente un attimo la piega e ricolleghiamola. Quindi mettiamo disponi in cima, poi selezioniamo diciamo la forma che abbiamo ottenuto e facciamo collega. A questo punto facciamo salva e salviamo il bigliettino, chiamiamolo bigliettino Natale albero. Andiamo a selezionare le raccolte. Vi ricordo che tante raccolte così, ho messo due Natale per errore, che tante raccolte così potete averle, vedete che io ne ho fatte tante, solo se avete l'abbonamento a Cricut Access, altrimenti non potrete farne più di 5. Andiamo a fare clic sul pulsante salva. Attendiamo un attimo che Cricut Zen Space, eccolo qua, ci dice di aver salvato. A questo punto prendiamo il nostro alberello, mettiamolo di nuovo in cima, eccolo qui, e andiamo a vedere se è tutto corretto. Allora, la dimensione, come potete notare, è corretta, cambiamo solo i colori. Allora, quindi prendiamo livello per livello del nostro alberello e andiamo a modificare i colori. Quindi il primo andiamo a mettere per esempio il colore giallo. Allora, io andrò a utilizzare dei cartoncini, che sono quelli che si usano apposta per fare stratificazione o comunque cose simili, che sono già adesivi, quindi non dovrò andare a inserire né colle né niente. Poi il secondo vado a farlo di colore verde, metto un verde un po' simile a quello che ho con il cartoncino. Il terzo lo rimetto di colore giallo. Il quarto lo lascio di colore rosa, questo qui lo vado a fare di colore azzurro e l'ultimo lo vado a mettere di un colore violetto. Cerco di utilizzare appunto i colori che sono nella confezione dei miei cartoncini. Salviamo nuovamente e a questo punto, allora, diciamo che è quasi finito. Però dobbiamo fare ancora un'ultima cosa, quindi prendiamo questo, la base del bigliettino, e duplichiamola. Allora, riduciamo, ovviamente questa parte, ho ridotto troppo, ovviamente questa parte non è obbligatoria. Facciamo capovolgi orizzontalmente, eccolo qui, quindi abbiamo praticamente al contrario, vedete che abbiamo il nostro bigliettino al contrario. Adesso selezioniamoli un attimo tutti, mettiamoli un pochino qui centrati così li vedete meglio. E a questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto andiamo a togliere le linee di cordonatura, che in questo caso non ci servono, e manteniamo, anzi scolleghiamo, anche se non c'è, in realtà non c'è più niente di collegato, ma Cricut Design Space mantiene il comando collega. Quindi andiamo adesso sempre nell'archivio immagini, scriviamo Merry Christmas e poi andiamo qui e inseriamo, anzi mettiamo il flag su solo disegno. Andiamo a cercare una cosa un pochino carina che possiamo fare, tipo questa, che possiamo andare a fare con i pennarelli. Attendiamo che venga inserito, eccolo qua. Andiamo per esempio a metterlo qui un pochino più piccolino. Che cosa ci occorre? Perché abbiamo fatto una cosa di questo genere? Perché andremo poi semplicemente a ritagliare la sagoma in un foglio normale per girare poi il bigliettino e andare a disegnare l'interno. Per quello sono andata prima a cancellare il suo bigliettino, cioè quello che sarebbe andato internamente, giusto appunto per fare una cosa un po' diversa, ma soprattutto volevo insegnarvi questa tecnica perché spesso mi chiedete come fare in questo caso, cioè come possiamo fare il disegno nel retro di un bigliettino. In questo caso specifico, siccome ovviamente tutto è intagliato, è inutile che andiamo a intagliare tutto il foglio solo per fare una centratura, quindi andiamo a fare clic sul pulsante forme, prendiamo un quadrato, eccolo qui, sblocchiamo le proporzioni
mettiamolo di colore bianco così riusciamo a capire meglio quello che stiamo facendo e andiamo a ridimensionarlo in questo modo. Volendo possiamo ingrandire un pochino in modo da appunto poter vedere meglio ciò che stiamo facendo. Allora in pratica dobbiamo coprire tutti gli intagli o quasi, nel senso che se ne lasciamo un pezzettino proprio piccolo piccolo non succede assolutamente niente. Quindi una volta posizionato il nostro rettangolo, selezioniamo il rettangolo, selezioniamo anche la base del bigliettino e facciamo fondi. Eccolo qua, lo faccio vedere di nuovo un pochino più piccolo, questa è la base che abbiamo ottenuto. Adesso dobbiamo andare a inserire questo, facciamo disponi in cima, dobbiamo andarlo a inserire qua, quindi al centro. Ovviamente per centrarlo perfettamente anche i due bigliettini dovrebbero essere abbastanza centrati. Eventualmente possiamo anche duplicare, fare una cosa di questo genere, duplicare le linee di cordonatura e andarle a mettere, praticamente a posizionarle qui esattamente sotto le altre, ma solo per vedere appunto come centrare, solo per quello. Quindi posizioniamo, facciamo una cosa di questo genere, andiamo a metterlo qui, poi un pochino più in qua, ecco, vedete che così il disegno è abbastanza centrato. Possiamo fare una cosa di questo genere. A questo punto le linee di cordonatura ovviamente possiamo temporaneamente toglierle, nasconderle o addirittura cancellarle. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il disegno, la sagoma di base e fare collega. Eccoci qua. Facciamo di nuovo, salviamo di nuovo il progetto, anche se vi ricordo che la nuova versione di Cricut Design Space, cioè questa che sto utilizzando io, ha la funzione di recupero file, quindi se per caso vi dimenticate di salvare o per errore perdete un progetto, potete stare tranquilli che Cricut Design Space vi recupererà il file la volta successiva che andrete a aprirlo. Quindi una volta riavviato il computer o semplicemente il programma, vi si apriranno automaticamente. A questo punto praticamente il progetto è finito, voglio solo spiegarvi questo particolare. Allora, prima di tutto andremo a tagliare questo cartoncino qua, quindi l'alberello andremo a tagliarlo a parte con un cartoncino apposito. Questa base qui del bigliettino andremo a utilizzare un cartoncino da circa 270 grammi, mentre una volta terminate queste parti qua andremo a prendere un foglio normale. Potete benissimo prendere un normalissimo foglio da stampante. Per prima cosa andrete a tagliare la sagoma di questo bigliettino, quindi ripeto, con della carta normale. Dopodiché la parte che ovviamente rimane vuota, diciamo così, nel tappetino, quindi togliete la parte centrale che è stata tagliata, lasciate il foglio sul tappetino e andate a posizionare questo qui, questo bigliettino qua, girandolo ovviamente al contrario, quindi con l'alberello da questa parte. In ogni caso dopo vi farò vedere qualche dettaglio, magari vi sarà un pochino più chiaro. Volendo, quando inviamo il taglio, possiamo andare a nascondere anche questo disegno nel secondo passaggio, quindi quando andremo a riposizionare di nuovo questo cartoncino al contrario possiamo allora renderlo visibile. Andiamo a fare clic sul pulsante crealo a questo punto. E cosa abbiamo a disposizione? Allora, prima di tutto è più grande di 29,2 cm, quindi ci occorre un tappetino lungo, quindi un tappetino da 60. Se non avete il tappetino da 60 potete ridurlo di pochissimi millimetri, perché poi è una questione di millimetri. Quindi andiamo a fare clic qua sul tappetino, andiamo a fare clic su fatto. E qua andremo appunto a utilizzare l'impostazione IV Cardstock se andiamo a usare il cartoncino spesso. Quindi andiamo poi a vedere le altre anteprime tappetini. Io, come vi dicevo, volevo andare a utilizzare il cartoncino apposito, che è quello adesivo di Cricut.
è molto utile secondo me per fare stratificazione. Vi ricordo che però che questo cartoncino al momento è disponibile solo nella versione smart, quindi solo con Maker 3 potete tagliarlo. Se non avete Maker 3 potete comunque utilizzare dei cartoncini colorati e mettete voi della colla, quindi non è niente di così complicato. Andiamo a fare clic sul pulsante continua. Una volta collegata la macchina, andiamo a fare clic su sfoglia tutti i materiali, mettiamo smart, così vediamo quali sono tutti appunto i materiali smart. Vedete che ce ne sono diversi tipi. A noi serve questo smart paper, ovvero cartoncino adesivo. Lo possiamo mettere volendo anche tra i preferiti. Lo selezioniamo, facciamo clic su fatto e andiamo a tagliare queste parti qua, quindi quelle in cui andiamo a utilizzare il cartoncino adesivo. Una volta tagliato tutte le parti, quindi il cartoncino tradizionale e i cartoncini adesivi, andiamo a fare clic sul pulsante Termina. A questo punto rientriamo in area di progettazione e facciamo l'opposto, ovvero andiamo a questa parte qui, andiamo a nasconderla. Quindi facciamo una cosa di questo genere, poi nascondiamo anche questo e al contrario dobbiamo mostrare questa parte qui. Allora, la prima volta dobbiamo andare a fare solo il taglio, quindi come vi dicevo prima, bisogna nascondere questa parte qui che è quella con la penna. Quindi andiamo a fare clic sul pulsante Crealo. Ripeto, utilizzate un foglio normalissimo perché tanto vi serve solo come maschera e nient'altro. Andiamo a fare clic sul pulsante Fatto. Facciamo Continua. E vabbè, ovviamente dobbiamo andare a selezionare il dispositivo che ci interessa e il materiale. Quindi, come materiale di base, ripeto, potete utilizzare semplicemente una carta da stampante, quindi una carta per fotocopie, va benissimo questa qua da 75 grammi e eseguiamo il taglio. Dopo aver eseguito il taglio, torniamo in area di progettazione. A questo punto abbiamo la nostra maschera, quindi togliamo solo l'interno di questa sagoma qui, andiamo a posizionare il cartoncino, quello tagliato in precedenza, sopra questa sagoma, cioè quindi nella parte, diciamo, che abbiamo appena ritagliato. Mettiamo la visualizzazione del disegno, mantenete il collegamento, mi raccomando, che è la cosa importante, e andiamo a fare clic sul pulsante Crealo. A questo punto io vi ricordo che la macchina esegue prima, no, prima di tutto mettiamo sul tappetino, la macchina esegue prima il disegno e poi il taglio, quindi dovete stoppare la macchina quando ha terminato di fare il disegno. Eventualmente, se volete essere sicuri, se avete paura di, potete scegliere un materiale per cui, allora, prima di tutto selezioniamo il dispositivo, potete scegliere un materiale per cui è necessario cambiare la lama, oppure mettete semplicemente una lama diversa nel morsetto B, per esempio mettete, non lo so, la lama coltello, ovviamente il taglio non partirà, perché la macchina si blocca perché sta cercando la lama a punta fine. Quindi questo può essere un piccolo escamotaggio se avete paura di non bloccare la macchina in tempo. Potete mettere anche carta per fotocopie, qualsiasi cosa è indifferente, tanto ripeto, dovete solo eseguire il disegno. Quindi a questo punto vedete che lui vi chiede di caricare la lama a punta fine perché dopo aver eseguito il disegno vuole fare il taglio non lo deve fare. Quindi o mettete un materiale per cui serve un'altra lama, oppure sostituite dal morsetto B, mettete una lama coltello o una qualsiasi altra punta lama che desiderate voi, in modo che la macchina si blocchi dopo aver fatto il disegno. Quindi procediamo, questo è l'ultimo passaggio, poi finalmente passiamo all'assemblaggio. Eccoci qua, abbiamo allora il nostro bigliettino che abbiamo tagliato. Vedete che l'intaglio, non so se riuscite a vedere tutti i particolari, ma l'intaglio come al solito, quello eseguito dalla Maker è perfetto. Allora, io ho utilizzato un'impostazione, come vi dicevo, cartoncino spesso, quindi IV cardstock, però sono andata a personalizzarlo da gestione materiali personalizzati.
e ho messo 250 di persone con doppia ripetizione di taglio. Quando si fanno i tagli intricati è sempre meglio eseguire una pressione più bassa con una ripetizione di taglio, appunto. Questo invece è il disegno che è stato eseguito sempre con la massima, lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, con la massima precisione, ma Chiara Maker lo sa che è una macchina ultra precisa. E questi invece sono tutti i cartoncini che sono andata a tagliare, sono i cartoncini adesivi. Vi faccio vedere subito la confezione. Eccola qui, non so se riuscite a vederla. Questa qui è la confezione degli smart paper, quelli color pastello, poi ci sono anche colori differenti. Come vi dicevo, questo è adatto solo a Maker 3. Nel caso, ovviamente, potete utilizzare dei cartoncini di colori simili, ma andando a incollare, oppure facendo il solito lavoro che vi ho fatto vedere in altri tutorial, quindi facendo stratificazione utilizzando dei piccoli spessori, per esempio il biadesivo. Vi faccio anche vedere un'ultima cosa, è la maschera che ho realizzato, quella che vi dicevo. Vedete che voi praticamente avete eseguito il taglio del cartoncino da questa parte qua. Poi siamo andati a fare una maschera che è questa qui, con della carta normale, quindi con della carta, io in questo caso ho utilizzato della normalissima carta da stampante, della carta da 80 grammi, e poi sono andata a posizionarlo proprio perfettamente qui all'interno, e di conseguenza sono riuscita a eseguire il disegno centrato. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a togliere, guardate come è fatto dietro. Allora, dietro è proprio diciamo il solito supporto adesivo, mentre davanti vedete che è stato intagliato, è proprio un vero e proprio cartoncino, ecco. Non è come il foglio adesivo, diciamo, che è leggero. Questo è proprio cartoncino, quindi è abbastanza spesso. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Con uno spellicolino o a mano andiamo a togliere tutte queste parti qui, quindi le parti centrali che a noi non occorrono. Una volta spellicolato, comunque tolta tutte le parti interne a ogni cartoncino, il risultato è questo. Vedete, adesso abbiamo già i cartoncini pronti e dobbiamo solo più andare a incollarli. Allora, il primo strato, quello che dobbiamo mettere qua sopra, è quello viola. Quindi andiamo a prenderlo. Vi faccio anche vedere quanto è facile prendere questi adesivi, questi cartoncini adesivi. Vedete? Ecco, qui ovviamente facciamo piano. Anzi, prima vi voglio far vedere ancora un'altra cosa. Guardate, i residui, quelli che avete tolto, le cose che possono interessarvi, tipo le stelline o queste parti qua, potete posizionarle sopra il supporto, per esempio, di un application tape o qualcosa di simile, e poi eventualmente andarle a incollare in qualche altro progetto. Quindi abbiamo qua il nostro cartoncino, il nostro bigliettino. Ovviamente vi ricordo che qua poi ci saranno le linee di cordonatura dove andremo a piegare il tutto. Quindi andiamo a posizionare adesso il cartoncino in modo preciso. Quindi facciamo una cosa di questo genere. Possiamo anche iniziare da qui per maggior sicurezza. Diciamo che è abbastanza facile riposizionare. Vedete, se non lo fate con super precisione, se non avete ancora premuto troppo forte, ovviamente potete anche riposizionare abbastanza facilmente. Allora, a questo punto, vedete che anche qua non è perfetto. Allora, ecco, così va un po' meglio. A questo punto andiamo a posizionare gli strati superiori. Eccoci qua, abbiamo quasi terminato. Come potete vedere, ci sono tutti i vari strati. Vedete quanto è carino vedere comunque i colori al di sotto. Adesso prendiamo l'ultimo, che praticamente è la stellina, e andiamo a posizionarla. Ovviamente io adesso faccio un pochino più di difficoltà a essere precisa per una questione tecnica, nel senso che ovviamente essendoci la telecamera io sono un pochino lontana da
diciamo dal bigliettino un pochino più lontana di quello che dovrei essere. Comunque, insomma, come potete notare, questi cartoncini sono molto facili da applicare anche quando si tratta di parti così piccole come questa. Quindi praticamente si chiude in questo modo, eventualmente si può mettere o un piccolo biadesivo, di quelli che ovviamente si staccano facilmente, oppure anche, volendo, un nastrino. In questo caso dovete fare l'alberello leggermente più piccolo. A me questi cartoncini piacciono molto proprio per la facilità di utilizzo. Tra l'altro, se per caso sbagliate, potete anche staccarlo e riattaccarlo, poi dopo tiene bene, però nel momento diciamo che è facile riposizionarlo, quindi questo consente di fare un lavoro molto più semplice rispetto a volte anche a quello che si fa con il biadesivo. Chiaramente è diverso, nel senso che il biadesivo fa diventare la creazione molto più spessa, quindi la stratificazione diventa spessa, anche se anche in questo caso vedete che dà comunque questo effetto di tridimensionalità, perché abbiamo messo molti cartoncini. Poi quando uno lo apre c'è il messaggio all'interno. Vedete che a volte ci vuole molto poco per fare delle creazioni carine e soprattutto originali. A questo punto il tutorial è terminato. Vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.